Poiché siamo ancora in zona, io chiamerei Francesco Di Serio, il candidato sindaco, perfetto. Siamo ancora nella stessa zona, ci spostiamo leggermente un po' a est e incontriamo una serie di comuni, uno dietro l'altro, che sono Medito, Casamarino, Comremano, Frattamaggiore, Gardito, eccetera, eccetera. Siamo a nord di Arzano, quindi ancora nella zona nord di Napoli. È un comune che ha ben 18.000 abitanti, con una densità di 6.000, reddito ancora sotto i 20.000 e alte percentuali di disoccupazione, come potete immaginare. Leggo nella scheda che c'è il problema di amministrazione di questo comune, che è sempre amministrato da commissari prefettizi, non si riesce a avere una vita democratica tranquilla e normale, e poi c'è molta attenzione alla questione dei rifiuti ancora, c'è un nuovo appalto in vista e quindi questo è il comune della lista si sta interessando in modo particolare. Do la parola a Francesco Di Serio, candidato sindaco, grazie. Grazie. Allora, innanzitutto volevo scusarmi con tutti gli altri componenti del gruppo, non siamo venuti a causa diciamo, iniziative di campagna elettorale che già avevamo programmato sul territorio, e anche per informare che domani mattina avremo Di Maio e Cascone come ospiti, quindi per informare per bene la cittadinanza, sono rimasti diciamo, sul territorio. Allora, volevo parlare di Grumo, innanzitutto per quanto riguarda il comune. Io diciamo che ci ho messo un po' a costruire un gruppo, diciamo, perché ovviamente non faccio parte del Movimento 5 Stelle da ora, ma praticamente da quando è nato, e quando a Grumo non c'era nulla venivo qua appunto a Città del Sole con Micillo, i ragazzi di Giuliano e Menito per appunto diciamo iniziare magari a far vivere un po' anche la provincia e diffondere un po' diciamo di un nuovo modo di vivere e di pensare anche in provincia, che è sicuramente più difficile. Partecipavo diciamo all'inizio, quando nel 2010 ad esempio facevamo la riunione con Beppe Grillo e feci anche le riprese video. Poi per un anno, più di un anno, sono stato fuori a Roma per lavoro, dove comunque ho fatto importanti esperienze, ho lavorato per Sky G24, quindi sia nell'ambito giornalistico sia nell'ambito diciamo, dei palazzi del potere, che stavamo sempre al Quirinale, al Parlamento, diciamo, abbiamo visto un po' di cose, saputo un po' di cose. Voglio solo aggiungere un dettaglio, perché sembra una sciocchezza, però vi fa capire cosa significa il potere. Quando noi lavoravamo lì e i nostri operatori facevano le riprese all'interno diciamo, del Parlamento, a un certo punto, dopo qualche mese, intervenne un regolamento secondo il quale noi non potevamo più usare sia fotografi che operatori video, non potevamo più usare degli zoom o degli obiettivi di lunga focale. Questo perché si era creato questo tam-tam di immagini che noi diciamo, proiettavamo all'esterno, dove i parlamentari praticamente seduti ai banchi facevano praticamente i cavoli loro, giocavano con le patto, facevano le cazzate, diciamo, non ascoltavano diciamo, il dibattito, niente. E dopo un po' diciamo, non potremmo neanche fare più questo. Sembra una piccola cosa, però vi fa capire quanta paura c'è di fronte diciamo, anche all'attenzione diciamo, del cittadino. Quindi magari invito i parlamentari, se possono anche fare una piccola battaglia su questo e ripristinare questo aspetto diciamo, giornalistico. Per quanto riguarda Grumo, allora, noi siamo un paese piccolo, sicuramente diciamo, siamo mal amministrati, non c'è mai stato uno scioglimento per le infiltrazioni camorristiche, ma c'è stata sempre mal amministrazione, perché nel nostro territorio, ma forse anche in altri comuni, c'è quella realtà che io chiamo diciamo, le lobby del quartierino, diciamo, i signorotti diciamo, del paese. Questi diciamo, per molti anni hanno amministrato il paese, ovviamente sempre nello stesso modo, quindi facendo carrozzoni di voti e anche diciamo, compravendite di voti. E abbiamo un sindaco che è stato addirittura diciamo, 3 volte sindaco e si ripropone ancora per l'ennesima volta, la sesta volta che si candida, ha quasi 70 anni, sembra praticamente il padre padrone di Grumo Levano. Però ovviamente questa dinamica poi ha portato anche, diciamo, dopo un anno e mezzo, cade per via diciamo, di ricatti, eccetera, cade il Consiglio Comunale e siamo amministrati da commissari. E questo crea immobilità. Noi abbiamo fatto delle battaglie dal di fuori, senza aspettare diciamo, di avere un consigliere o una poltrona. E ad esempio sul bando rifiuti noi siamo andati a prendere il capitolato d'appalto, il nuovo capitolato che stava partendo diciamo, per il servizio dei nuovi 5 anni,
e abbiamo scoperto una cosa che poi diciamo, si era verificata anche nei 5 anni precedenti, ovvero c'era una voce di 40.000 euro all'anno, quindi 200.000 euro su 5 anni, c'era scritto distribuzione sacchetti. Noi non abbiamo mai avuto distribuito un sacchetto diciamo, come cittadini, come commercianti, e a Sant'Arpino, un comune limitrofo, c'era il distributore automatico. Quando siamo andati diciamo, a tirare fuori queste carte, diciamo, il commissario e il segretario hanno tergiversato, sì, ma quello forse fa anche altre cose, così. Quindi alla fine, dopo diverse pressioni, telefonai anche alla stazione unica appaltante di Napoli, cosa che non potevo fare come cittadino, però diciamo, feci delle pressioni, alla fine ci chiamarono e dissero che effettivamente avevamo ragione e tolsero questa voce, e quindi partì il nuovo capitolato modificato con un risparmio di 200.000 euro. Tutto questo per far capire che fino a quel momento invece, quando i cittadini non hanno avuto attenzione, diciamo, qualcuno si è ingrassato sui soldi dei cittadini. Infatti abbiamo avuto anche diciamo, la tassa sui rifiuti raddoppiata. Abbiamo fatto quindi il forum sui rifiuti per far conoscere queste cose ai cittadini, dell'iniziativa di volontariato di pulizia anche della vita comunale, perché neanche l'ordinario si faceva, tutta una serie di cose che diciamo, abbiamo iniziato a dare fastidio, perché quando diciamo, prendi le carte, prendi i documenti e ci sono dei punti oscuri e dei punti di interessi personali, hanno paura. Una diciamo, delle azioni che vorremmo fare, infatti, oltre a speriamo magari come consigliere, come maggioranza, non lo so, vorremmo diciamo, avere l'accesso agli atti a tutti i documenti diciamo, comunali. E parlando io diciamo, con un'altra attivista 5 Stelle mi diceva che c'è la possibilità di, se la richiesta viene fatta tramite un parlamentare o un senatore che noi abbiamo, di averlo entro 3 giorni dalla richiesta, invece dei soliti 30 giorni di tempi lunghi. Ah, distante, quindi ancora meglio. Forse è dentro 3 ore. L'anno scorso un parlamentare a distante. Vabbè, magari dopo ci racchiudete questa cosa. Comunque magari ci dicevano in tempi più brevi, quindi era una sorta di pressione che potremmo fare sul comune appunto. L'ultima cosa che volevo dire, per quanto riguarda Terra dei Funghi, allora noi come Comune Mano, forse diciamo, all'interno diciamo, dello spazio comunale, magari non abbiamo il problema in loco, nel senso che abbiamo ormai pochissimi spazi, diciamo, sia di verdi o incolti, perché siamo praticamente incastrati tra Tratta Maggiore, Sant'Arpino, Alzano, quindi siamo tutti uno addosso all'altro. Però siamo nel triangolo della morte, perché comunque io pochi mesi fa ho perso una persona cara, un parente ad Acerra, visto che comunque alla fine uno può abitare anche in un comune, ma può avere parentele in tutta la provincia, e quindi purtroppo per il comune ai polmoni. Io non voglio stare qui a discutere se diciamo, dobbiamo ancora fare delle dissertazioni su se il genitore porta il comune o meno, eccetera, eccetera. Io voglio che attualmente, così come ascoltare una proposta di un altro comune, non ricordo quale, voglio che noi interveniamo subito sui luoghi tossici. Cioè io non voglio vedere un esercito che va a fare guerre fuori quando noi la guerra ce l'abbiamo in casa e noi siamo una priorità in quelle zone. Quindi ricordo la proposta di questa attivista che diceva noi vorremmo l'esercito che presidia le nostre zone come emergenza, come terra dei fuochi, come triangolo della morte, per intervenire subito in maniera diretta, impedire questo scempio, questi luoghi. Magari anche tra attivisti 5 Stelle possiamo fare tramite Agriambiente, si possono fare, chiedere di fare volontariato e diventare, diciamo, tra virgolette, poliziotti ambientali e guardie ambientali, e quindi presidiare a turno diciamo, il territorio, intervenire direttamente, perché questa è l'emergenza. Se non si ferma questo, noi alla fine moriremo questa cosa. L'ultima cosa, ho visto anche allo staff di Beppe diciamo, di poter dedicare una giornata ai nostri comuni, sono riuscito a entrare nel campo ad Avellino con il rappresentante di Afragola e chiese appunto a Pietro Dettori diciamo, di poter dedicare la giornata a lui. Loro hanno detto che non è stato possibile farlo prima delle elezioni, ma che ci dedicheranno una giornata o più giornate direttamente per, diciamo, per la terra dei fuochi, quindi siamo in attesa di notizie. Grazie mille. Grazie.
sindaco di Comune Vano